ciao, cari, sono Atrix, signori, bentornati cari nel canale. Siamo tornati su Marvel Snap con il colonnello Mario Tatillo. Eccomi, ciao. Pronti? Che? No, volevo dire che sei sempre... T'ha scacciato Uber. Come? Non ti ho scacciato Uber. Non avevo problema, mi si dice Uber. L'avete vista mai quella roba là de cannavacciolo con una persona... No! Quella è in cucina da io. Bravo, che quello però... giustamente si incassa. E dici no, e dici sì. E poi invece sono. Quando non parla, quando dice un'altra cosa, t'ha già schiacciato per... È incazzato come una bestia, ecco. Quella persona, ragazzi miei, quella persona no, vessata no. Dallo chef, quello lì, guardatelo, quello lì. T'ha schiacciato per... No, allora il cazzo parla. È Enrico Bacco, in arte, ecco, Varian Glyph, su Twitch, Varian Fisco. Eccoci. Siamo tornati oggi qua su YouTube per giocare un nuovo mazzo con Modok. E questo mazzo con Modok è un mazzo... No. Volevo fare, capito, lo scaffetto quello didattico. Questo ho già rotto lo cazzo di registrare, eh? E questo mazzo con Modok ti piacerà, bro. Ti piacerà. Come a tua mamma piace cazzi. Perché ma ti piacerà come a tua mamma piace cazzi? Ma te l'ho passato io. Che me l'ha passato Ivi. Che l'ha preso da Marvel Snap Zone. Come questo mazzo piacerà? L'ho fatto io, bro. Questo mazzo l'ho fatto io. Credetemi, raga, l'ho fatto io sto mazzo. Non sto scherzando. Per YouTube, là, l'ha fatto lui per YouTube. L'ho fatto io. Sì. Mo ve lo faccio vedere. L'ho fatto io. L'ho fatto io. In una notte insonne. Lo faccio vedere. Oh, allora, ragazzi miei, quindi ieri abbiamo iniziato colonnello l'incipit con Modok. Possiamo dire col mazzo più brutto mai visto? Ma no, quello l'hai fatto tu. Quello possiamo dire che l'hai fatto tu. Era di una bruttezza enorme, cioè, il giorno che manco. Ovviamente, perché l'ho fatto brutto, ragazzi? L'ho fatto brutto per farvi vedere quello che faceva Modok, in modo da capire quello che faceva. E adesso ve lo ficco in un mazzo sicuramente molto più forte, in cui voi già sapete effettivamente cosa fa l'engine della carta. Colonnello, spieghiamo il mazzo. Allora, ragazzi, velocemente. Praticamente è un Locula con Modok. Più lentamente, non lo so. Allora abbiamo Morbius, che okay. È il nostro carry. Ma lo vuoi mettere a schermo più grande? No, non ti va. Ah, è vero, bravo, potrebbe essere una cosa interessante. Allora abbiamo Morbius, che è il nostro hyper carry di early game. Abbiamo Dracula, che è il nostro hyper carry del mid game. Mi raccomando, se giocate Morbius e Dracula, non fate come qualcuno. Non le mettete nella stessa location, perché altrimenti fate punti solo là. Morbius prende più 2 ogni volta che si scarta una carta. Dracula a fine turno assorbe una carta dalla mano e la rende effettivamente come sua forza. Swarm, mamma mia, sta variant, quando viene scartata ne genera 2 copie a costo 0. Colled Wing scarta fondamentalmente Swarm. Lockjaw è un bel modo per pararvi il culo in questo mazzo quando tutto va male. Quando volete effettivamente avere bisogno di risorse e quindi di punti, la combo, ragazzi, di Lockjaw con Swarm è sicuramente molto interessante. Ma comunque ci potete giocare tutto quello che volete. No, ma lei è la forza motrice, Lockjaw. La forza motrice, non è che vinci sempre sì, con però, Lockjaw. No, però è una grandissima forza motrice, per il semplice fatto che tu vai a giocare carte che scartano. La forza motrice, bro. Se tu sei il cazzo, se tu sei il cazzo e quella è la figa, Lockjaw è l'anca. No, Lockjaw sono le labbra, se vogliamo dire. Le labbra, no, non è così utile, bro. L'anca. Come non è utile? Cioè, è utile, ma non così tanto, bro. È utile. Si può vincere pure senza. Non è più utile di Apocalypse di Modok. È una carta, un utility. Ma è forte quanto Morbius e Dracula, bro. Allora, chiamiamolo Lockjaw, sto mazzo. È Lockjaw. E me lo cambio nome. Sto mazzo è Lockjaw. Lockjaw, dai. Dio, da Lockjaw. Non a caso. Possiamo continuare a registrare così, mi incazza. Non a caso si chiamava Locula. Locula. Quindi va bene, Lockjaw è la carta più forte del gioco. Poi abbiamo Lady Sif, che ti scarta la carta di costo maggiore. Sword, che ti scarta la carta a caso. Elko, che ti scarta le carte a caso. Modok, che ti scarta di tutto, capo, tutto. Tutte le carte praticamente vi scarteranno Ela. Sì, Ela non la giocherà mai. Al massimo Ela con Lockjaw se la scurate per essere scartata, cioè, mi potresti non parlare sopra, cortesemente, per il benessere del cortometraggio audiovisivo? Ma sei tu che è il primo che mi parla da solo. Io posso permettermelo, già che lui canale è lo mio. Ah, però qua hai ragione. Esprimi il tuo... Quindi tu sai la password del tuo canale? No, vabbè, a quello ci pensi te. Ela, Veregassa, tutte... Che brutta sta variant. Non è manco una variant. Erand, Ela, non l'ho chiamata. Ela,
vi ricassa tutte le carte che avete scartato. American Chavez la doppiecate sempre di turno 6. E poi, amori, possiamo dirlo? La carta più forte, una delle carte più forti del mazzo. Grazie ad Apocalypse, voi rimarrete, una volta giocato Modok, sempre con una barra due carte in mano. Quindi o con Apocalypse o con Apocalypse American Chavez, in modo che poi Dracula vi assorba Apocalypse e voi possiate fare un sacco di punti. Un piccolo trick: quando voi avete Dracula con Apocalypse in mano, contate che Dracula vi prenderà il valore di Apocalypse più 4, perché Dracula assorbirà Apocalypse e quindi Morbius in questo engine prenderà più 2. Mettete like al video, iscrivetevi al canale, iscrivetevi su Twitch con Prime. E diteci se Lockjaw è la forza motrice di questo. E diteci se Lockjaw è la carta più forte del gioco. Amo. Oh, il dorso, no, vabbè, questo è. Scena cambiata. Ah, nuova hot location. Dio mio. Ma se poi giocare un gioco per cellulari, sacra linea temporale. Se voi riempite questo campo il primo, ci avrete la mano iniziale. Fatica. Gioca, bro. Allora. Oh, buono sul Wakanda, però ci possiamo ficcare il nostro Morbius. Buona mano pure, cioè nel senso, cioè, grazie al cazzo Morbius Apocalypse, ci manca solamente la carta più forte del gioco. Capo, abbiamo fatto bingo. Ecco, Santo Santorum è buona per Ela, capo. Allora, raga, il mazzo, ragazzi, è divertentissimo, ve lo assicuro. È aleatorio, ovviamente, perché è un discard, ma vi assicuro che tra i vari mazzi aleatori e discard, voglio sempre, Tadillo, fare un paragone con l'orrido rispetto al mazzo di ieri. Ormai utilizzeremo il video di ieri, o meglio il mazzo, il video è bellissimo, il mazzo di ieri, per andare fondamentalmente, perché Ico è più brutto del mazzo di ieri. Capito come voglio utilizzare questo contenuto? Bravo, rischiare così. Ma proprio, tanto Ico non mi guarda i video su YouTube, bro. Possiamo dire quello che ci pare. Non è un problema. Non è un problema. La gente registra lo schermo per poi mandarlo a Ico. Sì, questo potrebbe essere vero, ma alcuni non conoscono Ico, bro, se ci pensi. Allora, raga, colonnello, ragioniamo. 50 e 50. Che cazzo ragioni, bro? 50 e 50. Non c'è niente da ragionare, capi? Non c'è nulla da ragionare. Allora, o facciamo Sword Master e ci scartiamo la carta randomica, ma tanto noi comunque, regà, dovremmo fare il code turno 4. Non ci prendiamo per il culo. E quindi qua è sempre di Sif. Se non ci scartiamo Ela, va bene, ma io penso, colonnello, che dopo che arriverà la botta di Alco, Ela, secondo me, andrà a puttane. No, ma tanto verrà scartata già adesso. No, bro, no, capito? No, non mi tarpare le ali, no, questa è buona per noi. Ela c'ha uno shadow text che dice verrà sempre scartata. Cioè, nel senso, è questo, cioè, tu devi sapere, se tu c'hai Ela in mano, un 50 e 50 qualsiasi cosa, verrà scartata. Eccoci sempre qua, bro, io snap. Sì, ci sta. Abbiamo trovato, ragazzi, il nostro secondo hyper carry, che quindi mettiamo Scorpion. Scorpion va bene, in realtà. Scorpion va bene, non è un problema. Lui mi ha snappato addosso, capo, va bene. Cioè, va bene, parliamone. Qua il co... questo è il co, è buono, ma... Lockjaw non era male, ma Lockjaw non lo posso giocare, ragazzi. Sempre il co qua, sempre il co. In realtà potremmo pure pensare di fare... Se tappare Lockjaw? Se tappare Lockjaw per fare il turno dopo un Elko che ci potrebbe prendere Modok. Ma abbiamo Golden Wing, Swarm e Modok, bro. Guarda che non è facile. No. Ma questo è sempre il Co, bro. Vediamo che me scarta, perché, raga, il problema... Ah, anche lui c'ha il Co. E sto a vedere. Ma che deck? Bro, ma che deck è? Male. Boh. Male che ci ha scusato Apocalypse. Allora qua 50 e 50, raga. Sì. Qua io, no, io però qua è meglio, no? Tanto assist abbiamo vinto con me. Allora, l'unica cosa che potresti pensare è di giocare Apocalypse per poter vincere di differenza punti, cioè nel senso. Ok, sai però che a me fa paura, bro, che lui giocare... sono abbastanza convinto abbia Ela. Perché che cazzo mi ha snappato, se no? Oppure Dr. Doom. Oppure Dr. Doom. Se c'è Dr. Doom abbiamo vinto. Sai che non mi dispiace, però t'ho giocata comunque. Cioè, di giocare Apocalypse per la differenza monti, quindi per il tie break, non è male. Perché comunque, se missiamo il 50-50, perlomeno abbiamo speso 11 punti. No, quello stai dicendo te. Tanto, ragazzi, se missiamo lo 50-50, probabilmente perdiamo se lui gioca. No, se gioca Dr. Doom, no. Bro, me la sento buona. Io mi gioco questi 8 cubi. Non mi parla sopra. Non mi parla sopra. No, ti schiacciato per. Ti volevo dire, perché sta cascando il tempo. Se giochi American Chavez, è la più stessa cosa. In realtà, perché comunque si baffa pure Morbius quando scatta Dracula. Quindi la giocata è bene o male la stessa. Cioè, adesso fai più punti, ok? Però, ma se piglio, ma se, solo se prendo Apocalypse. No, ma Morbius si baffa sempre, bro. Certo. Che sto a vedere?
Mi sto a vedere. Abbiamo vinto pure il 50 e il 50. Stavi morendo. L'hai detto mentre morivi. Sì, sì. Bro, hai rischiato di morire per di sta stronzata. Parevi la buon'anima di regina, bro. Ictus langinante l'anno scorso. No. Basta, così arriva. Parlava così, parlava. Poco prima dell'ictus. Io c'ero. Sono stato la causa. Abbiamo vinto sto game, ragazzi. Ma in realtà voi il mazzo non lo siete visto. Voi non avete capito un cazzo di questo mazzo. Niente. Male. Oggi titano mi scoppia il cuore pure a me comunque, man, sto là come una scimmia. Comunque Titano è male. Che è Titano? La location, perché Apocalypse ci costa quanto Modok, quindi in un'eventuale Lady Sif dobbiamo fare il 50-50. Sì, sono d'accordo con te, capo. Sono d'accordo con te. Allora, probabilmente, anzi sicuramente se tappiamo Loki il turno dopo, no? Mm. E a me dà più fastidio la parola di Shuri, bro, credimi. Ma in realtà, cioè, Modok 5-16 mica ci dispiace. No, ok, sì, però probabilmente dovremmo, ecco qua, questo log. Secondo me si setappa Lock Joe adesso. Sì, comunque lui ha giocato Swarm. Lui ha giocato Sunspot into Swarm. Che bella però, bro, così. La spichedelica qua, come si chiama? Ce l'ho uguale. Bellissima la bubble. Peccato che Dio Carlo sta facendo su una non variant. Vabbè, magari lui è un povero di merda, caro, ci sta, dai. No, chiedo scusa ovviamente a tutti quelli che si possono permettere variant di sto giochino del cazzo. E il Co. Snap, ho capito. Ma lui cosa ha scartato, Matti? Non l'ho visto, bro. Cioè, ci abbiamo entrato però la testa. Però lo posso vedere. Lord Master, in realtà, niente di che. Io me la giocherei sta partita, E Dracula lo facciamo al centro. Io gli aperei a sinistra. In realtà il laboratorio di Shuri è molto più difficile da vincere. Ok. Forse io punterei comunque a... Ok, va bene. Ok, Morbius su Nita Vellir. E... Riga, tocca... Bro, tocca, fa Modok. Morbius è buono. Il problema è come cazzo la giochiamo. Dovresti giocare. Cioè l'unica. Bro, Dio santo. Il problema, vedete, raga, quando voi briccate Swarm è così, non c'è niente da fare. Giocare Modok mi piace l'ultimo turno. Sì, mi piace, dai. Non è male, bro. Se mi scarta Modok abbiamo perso, bro. Allora, sì. Perché però, no, vabbè, allora ci prendiamo questo piccolo rischio. Anche con le Sif. Sì, no, con le Sif era uguale, cambia un cazzo. Buono! Sì, buono, aspetta, capo! Aspetta, con le Dwing, no, in realtà... Con le Dwing va bene, ci scatta le Sif. Vediamo. Il page, perfetto. Missione. Allora, potremmo perdere? Sì. Perché lui fa... Ma se lui fa modo che in realtà noi vinciamo, no, bro. Aspetta, il nostro Apocalypse quando sta? Sta a 12? Sì, va, praticamente va a 20, bro. C'è proprio un Dracula che fa 20. Quindi se lui fa modo che va a 18, no, su Titano. E poi, però cioè, abbiamo pure un Morbius che ci fa 2, 4, 6, 8, 10. Ah, sì, anche Morbius è tanta roba. Perché lui ci fa 2, 4, 6, 8, 10, va 12. Allora, io non contro snappo. Oppure potresti fare Modok dove nella location di Lockjaw. E per sperare in un'Ela che ti farebbe ancora molti più punti. Ma è uno su tre, io non perdo 16 punti così, capo, dai. In realtà c'è pure Sword Master e quello di Wing che ti scatterebbero Apocalypse. Capito, bro, ma noi puntiamo a vincere al centro e a sinistra, no? Abbiamo vinto. E anche perché noi già a destra chiamavamo Wing. Ah, lui avrebbe dovuto giocare qua. Ora questo dire, vabbè, te lo sono messo a 20. Sì, gioca meglio la prossima volta quando incontri Matti attrice. L'ure. Victory. Un po' troppo le... Un po' vassallo. Il vassallo. E voi? Regà, non so se avete notato. E non avete ancora visto un cazzo di questo mazzo voi. Matti, che cazzo devo vedere, bro? Devi vedere. Perché... Lockjaw non è servito. Oh, bro, Lockjaw com'era, ragazzi? Ho fatto il gioco? Non è servito a un cazzo, Lockjaw. A un cazzo! Ma tu l'hai detto il più forte del gioco. Tu l'hai detto! Lockjaw, forza motrice di un mazzo! Ah, forza, io lo vedo, bro. Complimenti. E Modok che cazzo è? E Apocalypse che è? E Morbius che è? Lockjaw è una cazzo di utility. Con le Dwing qua. Sì. Vabbè, bro, manca a trattarmi così. Vabbè. E allora, ti invito a notare, capo, che al turno 3 con Attia la nostra mano va a puttane. Ti piace Lock subito con Swarm? Anche se non è una forza motrice, sì. Non è una forza motrice, ma mi piace molto. Oh,
E ce la giochiamo tutta a destra. Goloso a destra. Comunque è Cardrò, no? Possiamo prenderci. Madonna, non mi ricordo il nome. Vabbè, non fa niente. Raga, guardate, vi sembra una carta forte, Lockjaw? Vi sembra una forza motrice? Questa è buona. Questa è buona, bro. Questa è buona perché adesso noi la riempiamo e ci riprendiamo le carte. Sì. Soprattutto Ela. Cioè. Morus di... Capito? È fortissimo. Ok. Posso giocarle vero queste carte? Sì, sì. Ok, noi ne prendiamo 4, no? Sì. Siamo chill. No, ne prendi 5, ma... No, il turno iniziale tu c'hai 4. No, bro, 4, ma è troppo forte a tenersi su Anna, perché adesso lui mi dà Modok. Cioè, capito? Avete capito, ragazzi, che strategia come sta andando? Allora, a parte il fatto che noi prendiamo al 100% adesso American Chavez, no? Da Swarm. Ah, però aspetta, noi scartiamo la mano se ci se riprende Modok. No, no, Modok lo riprendiamo, noi niente, vai, vai. No, lo Modok lo riprendo in mano, bro, snappo. Ragazzi, è folle. Ragazzi, l'unica cosa che mi fotte ovviamente è Spider-Man e Tagliotto. 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 Mamma mia, raga, che benessere. Ah, ok, però non abbiamo Sneakers, eh? Modok sarebbe bene. Allora, qual è qua il problema? Nessuno. Spider-Man? No, come no? Problema, capo, qua è Spider-Man. Vabbè, qua ti giochi Dracula in mezzo. Se mi fa Spider-Man abbiamo perso, però. Allora, facciamo Dracula in mezzo. Allora, adesso abbiamo vinto, ok? Credo, abbiamo vinto. Facciamo allora, visto che adesso abbiamo vinto, lui potrebbe giocarmi Spider-Man. Vogliamo mettere doppio Gary? Non sto scherzando. Va bene. A me piace, bro. Ti giochi doppio Swarm al centro. Eh sì, perché ho paura di Spider-Man, capito? Ok. Secondo me, capo, questa è la play. Vai. Veramente per giocare intorno a Spider-Man e per poter dire mi fa Spider-Man, Absorbing Man, io me la gioco lo stesso la partita. Perché questo mazzo vince anche se non gioca lo turno 6. Questo vedi il capo al mio opponente. Vediamo. E quindi il motivo di doppio carry è questo. Ok, non è Spider-Man Absorbing Man. Ma che sto a vedere? Vabbè, però, ma che sto a vedere? Sicuramente ha missato il... ha missato il 50-50. C'ha Shulk in mano. Vabbè, bro, ridicolo. Ridicolo, ridicolo. E Ela. Ela into Modok sarebbe bellissimo. No, Modok non me lo può dare. No, vabbè, no, bro. Lady Sif e Swordmaster. Cioè, avevi Lady Sif e Swordmaster da poter prendere. O un Draco, anche Draco. Che stai dicendo, colonnello? Sto guardando le carte di scartate. Ragazzi, ma poi la cosa di sto mazzo, raga, che è troppo... la madonna. Aspettate, oh. Allora, lo sapete qual è il fatto, raga? Il mazzo è super divertente. È troppo divertente, bro. È proprio bello e tricky. Mo, peccato che non c'ho le variant. Io, cioè, c'è la testa bacata. E no, io quando vedo Ela, bro, io rosico. E poi quando vedo quella del colonnello, tutta... Io rosico. E anche oggi, capo, una piccola editata. Una piccola. Per togliere via, diciamo, le cose negative. Allora, la mano è buona, ragazzi. Ci manca ovviamente Dracula. Moribius, subito mettiamo un carry sulla Fist Tower. Dimensione di sogni ci dice: vuoi sognare? Modok non lo può giocare turno 5. E noi lo giocheremo quindi turno 6. Non ti preoccupa. Viene scartato. Grazie. Grazie. No, vabbè, bro. Vabbè, bro, te vedi sto snap. Dammi un cubo. Poco maledetto e subito. Dammi un cubo. Figlio di puttana. Vabbè, bro, che culo. Ok, questo è uno shooting collector. Tra l'altro sta andando molto forte, sai, ultimamente. So che tu lo sai. Del resto sei un figlio di puttana. Buon'anima. No, chiedo scusa, ovviamente, dai. Come Matti, sai che Raven dovrebbe essere quel Raven è il giocatore di Arson, bro. È l'ex giocatore di Arson. Ogni volta che lo becco lo stupro. È un coglione, è un cesso. Anzi, fai una cosa, quello non è. Va alla sniper e live. Grazie, caro. Vediamo se è live sulla piattaforma viola. Oh, ha collato senza Shuri. È live veramente. Ha collato senza Shuri, figlio di puttana, ti spacco il culo, Raven. Bro, ti spacco il culo, coglione. Ma che te che stavo giocando? Vabbè, allora, no, ovviamente, capo, non me lo dire. Anzi, dimmelo che poi taglio. Scherzo, ovviamente. Allora, ti piace fare con le wing a destra? E poi fare doppio Swarm? Ci sta. Swarm ti costerà uno il turno dopo, però ci va bene perché possiamo fare... va bene però, capito, perché facciamo Sword Master... No, non è vero. Vabbè, facciamo doppio Swarm, bro. Flottiamo il mana, sti cazzi. Sì, sì, sì. Flottiamo il mana, non è un grosso problema. No, tu non sei, facciamo modo. L'importante è che non mi esca il Q.
No, però voglio dire, se mi esce il code deve proprio andarmi a togliere Modok, eh. Bella. Vabbè, bro. Meglio di una cazzaccia nel culo. Va bene. Wong call it doing. Va bene. Interessante quel deck. Suono Swarm in tuo modo al turno 6, no? Oddio! No, no, però... No, 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 no! Possiamo fare ora le disif su Master, capito? Ok. E poi... No, bro, non so, tu hai voluto di un'altra cosa? Ma in realtà la cosa che ho capito io è la giocata per efficienza di mana. Facciamo le disif centro, o Smart... E poi facciamo... Visto che Sword ci costa 0, facciamo Modok Sword a destra. E rischiamo meno il co, capito? Così? In realtà potremmo fare solamente le disif, da te. Così non rischiamo per niente il co. È indifferente in realtà la giocata. L'unica cosa è che... In realtà è meglio così, lo sai perché? Così te lo spiego. Siamo sicuri di pescare American Chavez. E prendiamo Dracula e possiamo prendere Dracula in Sokovia. Sì. Ti piace questa mia lettura, colonnello? Mi piace un sacco. Grazie, capo. Perché in questo mazzo ci vuole la Russia. Eh? No, perché mi piace vincere contro quelli di HS. Sì, bro, falliti figli di puttana. Ragazzi miei. Boom, boom. Dove lo giocavamo, Doc? Qua. Sì, esatto. E comunque noi vinciamo su 3. No, in realtà potresti pure pensare di fare prima Modok e poi gli Swarm. Per così fai sempre tutto. Così? Apocalypse. Sì. Così. Quindi non puntiamo al centro. Sì, va bene. Ah, per il collector, vero? Per il collector, bro. Oh. Abbiamo fatto... minchia, bro, la lettura del giocarlo al a sinistra. Wow. Quanto facevo al 100 di punti? 15, no? Sì. Bro, ma quanti punti sta facendo? Un sacco. Ma visto l'avanzamento veloce, mi piace. Minchia, bro, sto tutto... No, dai, dammi Dracula. A parte il fatto che noi facciamo talmente tanti punti con Morbius, bro, che campava da solo. Ok, GG. GG, bro. E siamo, anche ragazzi Raven miei, se avessimo trovato Raven, fammi una pippa, coglione, torna a giocare ad Arson. Gioco per ragazzetti problematici. Allora, se noi avessimo avuto Dracula, questo Apocalypse, ragazzi miei, sarebbe stato il più forte mai visto, da parte mia, un 32 di forza. Vado un secondino in chat da Raven a farmi bannare. Perfetto, siamo riusciti, mi ha bannato. Signori, spero veramente che il video vi sia piaciuto. Raga, siamo in attivo di non so quanti cubi. Ovviamente io vi faccio un call quando Zabu uscirà dal meta. Io sono abbastanza convinto, colonnello, che Modok potrà diventare una carta meta define. Sì, ci sta. Cioè, meta define è un po' esagerato, però è una buona carta, sì. Grazie per la tua analisi, ne avevamo bisogno. Un buon proseguo di giocata. Se volete, giocate veramente, ragazzi, questo mazzo. Il Lovesf Jusb Holpenoe. È il nome del mazzo che ho dato in un momento di rage. E un grosso abbraccio. È bella. Comunque hai detto un buon proseguimento di giocata.